라이온 씨 에스카노르 사와. Ciao a tutti ragazzi, qui Vedata Channel con un nuovo video. Lo stavate aspettando, lo avete chiesto in tantissimi, ma tipo troppi. Avevamo i direct di Instagram intasati dalla stessa domanda, ovvero: ma un video su Attack on Titan sulla nuova stagione? Oh, ma che ne pensate della nuova stagione? In parte vi abbiamo già risposto, ma ci arriveremo anche qui. Vi diciamo solo una cosa: in questo video andremo a parlare di quelli che sono l'episodio 5 e l'episodio 6 di Attack on Titan Season 4, o meglio, la Final Season, toccando in generale l'argomento. Quindi se non siete in pari almeno con l'anime, aspettate e recuperate dopo questo video, perché c'è davvero tanto di cui parlare. Detto questo, possiamo anche cominciare. Da lettori e spettatori di Attack on Titan da ormai 8 anni contando il 2021, potete ben capire che è uno dei nostri show preferiti, in generale opere preferite, indubbiamente l'opera migliore degli ultimi 10 anni, o comunque si mette in top 3. E seguire tutta questa roba dall'inizio alla fine è bello, è stato bello e sarà bello finché durerà. Ci siamo letteralmente cresciuti insieme a Attack on Titan, almeno la maggior parte, noi compresi. E quello che è diventato nel tempo, soprattutto dal 2017 con il suo capitolo 100, ha fatto solo innamorare. È un'opera che va gustata, è un'opera che va vissuta, è un'opera che va analizzata, ma fare tutte queste cose è solo che bello. Se lo leggete da 7 anni, se lo leggete da 10, se lo leggete da 1, se lo leggete in generale, è indescrivibile ciò che ha creato e ci ha donato Isayama. E per fortuna e per sfortuna abbiamo avuto l'anime. Ora siamo all'episodio 6 dell'ultima stagione, un arco narrativo fondamentale per quello che ora è Attack on Titan, ma partiamo dal 5, senza farvi la telecronaca di quello che accade, perché il modo migliore è vederlo. Parleremo infatti di cosa è diventato, cosa vi è dietro questa produzione, questa nuova produzione, perché è stata fatta da un nuovo studio, perché è un misto di emozioni, ovviamente. Sia chiaro, di nuovo, non andremo a descrivere ogni singolo episodio ogni volta che uscirà, perché sarebbe un'impresa titanica tra una cosa e l'altra. Capita la battuta, è titanica. Ma parliamo di questi primi 4 episodi, dove ci viene mostrato un nuovo mondo, una cosa totalmente estranea alla nostra conoscenza, o almeno per chi non ha letto il manga. Anche per chi già sa, veniamo buttati in questa specie di realtà alternativa, ma che è semplicemente l'altra parte dell'oceano. Un ambiente moderno, pieno di tecnologia, evoluzione, guerra. Sembra quasi alieno rispetto a quello che succede nelle prime 3 stagioni. Comunque, prima del capitolo 91, quello che vediamo a Marley, terra natale dei distruttori delle mura, il gigante corazzato e il gigante colossale, Reiner e Bertold, è davvero un mondo troppo diverso, ma che sta subendo le conseguenze delle loro scelte, scelte fatte ormai quasi 10 anni prima. E se non fosse per la presenza di questi personaggi, non si riconoscerebbe nemmeno ciò che è Attack on Titan adesso, ciò che Isayama ha voluto iniziare a raccontare, perché è quasi paragonabile a un reset quello che vediamo, ma sempre con le stesse basi: un gruppo di bambini un po' più importante dell'altro, un gruppo che va in battaglia e giorni totalmente quotidiani, anche se distorti, fino a quando non arriva l'episodio 5. Oltre alla nuova mole di personaggi di Marley, come possono essere i nuovi Warriors, candidati ad essere i nuovi Shifter, quelli che conosciamo come giganti senzienti, ufficiali di guerra come il capitano Magath, o personaggi politici come Willy Tiber, ci porta anche quella che è una triste verità. Le persone che abbiamo scoperto, le persone che abbiamo analizzato e amato, non sono come li vediamo noi, come si vedono fra loro. O almeno, questo è quello che pensa il resto del mondo. Loro sono i demoni dell'isola, creature pericolose capaci di distruggere il mondo, e Marley sfrutta quell'etnia, gli Eldiani, per scopi bellici, creando ovviamente allo stesso tempo un odio razziale, indottrinandoli in quella che non è la verità, distorcendo la storia. Cosa gravissima, ma non così surreale. E dato che ora Eren Jaeger ha preso il gigante fondatore, il gigante del re della famiglia reale, non si sa cosa potrebbe fare, cosa che ovviamente allarma Marley e
tutti reali, compreso Willy Tiber, e, conoscendo i rischi, fa organizzare un festival con tanto di spettacolo teatrale. Tutto per svelare la verità sugli aldiani e allo stesso tempo allarmare il resto del mondo, creare un'occasione per una guerra. Ovviamente noi adesso stiamo parlando pensando che voi abbiate visto tutto, quindi non andiamo nel dettaglio, semplicemente ora facciamo un'infarinatura generale. Ma in questo episodio 5, Eren rincontra Reiner dopo 4 anni dal loro scontro a Shiganshina. Ma lo rincontra con un'aria più calma, pacata, soprattutto con le vesti dei suoi alleati, dei suoi compaesani. Eren si infiltra tra i Marleyani, mangiando il loro cibo e rifugiandosi sotto i loro tetti, pur di arrivare a loro, quelli che sono i suoi nemici, con un unico scopo: fare la stessa cosa. Il povero Reiner, che ormai è consumato da sensi di colpa, sensi di inferiorità, e che ha provato pure a suicidarsi, è traumatizzato a vedere quella figura. Prova paura, si chiede perché sia lì, come ha fatto ad arrivare. E questa scena è presentata egregiamente dallo studio, con una luce molto soffusa di una candela e toni chiaroscuro gestiti perfettamente per dare quel senso di ansia. Le soundtrack aiutano parecchio, così come i silenzi. Mentre il discorso di Willy in sottofondo ci avvicina sempre di più al climax, i due cominciano a parlare. Eren svela la sua identità mentre rigenera il suo piede, quello che Falco conosceva come il signor Kruger, che lo ha aiutato e supportato, chiedendogli anche di spedire una lettera per la sua famiglia. Non era altro che l'usurpatore, colui che ha rubato il potere del re delle mura. La disperazione è presente e ovvia nei due guerrieri marleyani. Il povero Falco, involontariamente, tramite un buon gesto, ha condannato la sua città natale, mentre Reiner confessa di essere il responsabile della morte della madre di Eren. Lui ha forzato l'avanzamento della missione. Potevano benissimo tornare indietro, ma chissà cosa sarebbe successo. Voleva essere un eroe, voleva sistemare la sua famiglia, voleva delle risposte, un senso a quella vita che ora vuole togliersi. La tensione si fa sempre più palpabile. Il silenzio mentre Reiner svela la verità è distruttivo. Riusciamo persino a sentire la fiamma scoppiettare. E quando si getta a terra per chiedere perdono, le note del pianoforte creano tristezza. In quel momento, quelli che tu pensavi fossero dei traditori, che hanno distrutto le mura e ucciso tutti, non erano altro che bambini ignoranti che seguivano gli insegnamenti di adulti altrettanto ignoranti. Eren e Reiner alla fine sono simili, anzi Eren chiede addirittura scusa per avergli promesso la morte peggiore di tutte. Reiner comprende che non sia stata effettivamente solo colpa sua per quella scelta, che gli è stato forzato quell'insegnamento, e comprende anche che le persone delle mura non sono demoni, cosa che un po' si rifà al pensiero politico durante la Seconda Guerra Mondiale, ma non ci perderemo troppo. All'esterno, Willy continua il suo discorso pronunciando una frase molto particolare: odia a morte il suo sangue eldiano, voleva morire, ma ha cambiato idea perché è nato in questo mondo. Frase che si è ripetuto Eren quando era piccolo nei primi capitoli, e che ha detto Carla per la prima volta alla sua nascita, perché secondo lei era fortunato perché è nato in quel mondo. Quelle parole fanno scattare Eren, finendo per tendere la mano a Reiner e promettere che lui andrà avanti, ricambiando la stessa frase di quando erano cadetti, aggiungendo però una cosa: finché tutti i suoi nemici non saranno distrutti. Allo stesso tempo, Willy finisce il suo discorso dichiarando guerra all'isola di Paradis. Ormai è troppo tardi. Eren si trasforma nel gigante d'attacco, sfonda il palazzo sopra gli spalti e uccide Willy senza pietà, con una regia a dir poco impeccabile da parte di Mappa, e non solo riprende pannelli del manga per poi animarli, rendendo quindi la fedeltà all'autore, ma aggiunge dettagli come quello dell'occhio di Eren che si illumina e host a dir poco azzeccate. Sì, la maggior parte voleva UC Big Girl. Sì, la maggior parte voleva una ST un attimino più carica. Ma, ragazzi, non è un momento felice. È una svolta nella storia, sì. Finalmente è Paradis che attacca. È Eren che mantiene una promessa, quella di uccidere tutti quanti. Ma non è nel giusto. Tantomeno è una cosa di cui gioire. Quindi il mettere enfasi eccessiva in quella scena è errato. Non è l'arco di Clash of Titans, quindi Season 2 dell'anime. È un far notare al mondo che l'isola di Paradis c'è,
esiste, sono umani anche loro, non sono i demoni dell'isola, non ha senso discriminarli in quel modo, per un motivo così antico, perché Marley vuole sfruttarla a puro scopo bellico, vogliono il gigante fondatore per far inginocchiare le altre nazioni. Il termine buono o cattivo, giusto e sbagliato, non vale più, si va oltre quel concetto, molto oltre. E quello che sta sviluppando Mappa per portarci questa serie, con tutti questi problemi tra pandemia globale, tempo e soldi, è impagabile. Impagabile, ma comunque criticato aspramente, senza pensare che dietro quel lavoro ci siano delle persone. Minacciare di morte un direttore di uno studio d'animazione semplicemente perché non ti ha messo la canzone che volevi tu, o che semplicemente non ha messo canzoni perché secondo te ha sbagliato, soprattutto con le tue famosissime ore di studio di animazione e esperienza nel settore, è un atteggiamento a dir poco inumano. Puoi non accettare il lavoro altrui, non sei forzato a farti piacere tutto quanto, tutti abbiamo dei gusti, ma minacciare di morte una persona per un motivo così stupido è proprio da persone inumane, senza sentimenti, senza anima. Critiche che sono arrivate ancora di più con l'episodio 6, di cui parleremo ora. Questo episodio, secondo noi, gestito egregiamente, nonostante la computer grafica, ha diviso l'internet in beceri, essere gentili, e persone normali. E fra le persone normali ci sono anche le persone a cui non piace la serie. Prima però è doveroso fare una premessa. Tanto ormai lo sappiamo tutti. La gente si lamenta della computer grafica. Adesso, non per fare i saccenti, non per fare i rompipalle, è giusto per farvi capire. Secondo voi sti poveretti di giapponesi animatori si svegliano e tac, un lampo animato, fatto, finito. Loro sono Dio sceso in terra per quanto riguarda l'animazione, te lo fanno in 2 secondi, vengono pagati un sacco. Ma ci arrivate al fatto che ci vuole tempo personale e budget? Ci arrivate? Riuscite a fare 2 più 2? Prendiamo questi 3 iniziali. Il tempo, un anno appena di produzione. Il personale, 40 persone dal sito ufficiale di Mappa. Cioè, ma è comunque meno del solito. Perché? Perché tutto il mondo è in crisi a causa di una pandemia globale. Ora, i vari episodi hanno un director, Yuichiro Hayashi, una persona che fa gli script, Hiroshi Seko, uno storyboarder, Jun Shishido, e Manabu Akita come direttore dell'animazione. Ci sono tanti, tanti altri nomi, ma non andremo a fare l'elenco. Ma appunto, questo episodio 6 ha fatto discutere. Non tanto per la storia, ma per l'abuso di CGI. Ora, ce n'è tanta. Ma tanta, però è di altissima qualità. E vi spieghiamo 2 cose per i puristi dell'animazione tradizionale. Anche a noi di The Data piace molto di più il disegno tradizionale. Grazie, siamo stati abituati così. Ma c'è una leggera differenza da chi ha studiato almeno un po' animazione, chi si è informato e chi ne ha studiato almeno 4 anni. Nel nostro caso vi sono 4 anni di studio di animazione e ricerche approfondite riguardo il settore. La computer grafica nell'animazione non è una cosa nuova. C'è da tanto, molto tempo, ma ovviamente le cose nuove alla maggior parte fanno schifo, anche quando sono fatte bene. Perché? Perché sono dei semplici puristi. Ora vediamo Mappa, che lavora a Attack on Titan con 40 persone. Come riportato dal sito ufficiale, le persone che lavorano in totale nello studio sono 200. 200 impiegati, banale dire che non sono tutti animatori. Quindi, 40 impiegati in Attack on Titan, quanti animatori sono? 20? 30 esagerando? Molti ovviamente diranno, ma Mappa non può prendere tutte e 200 le persone e fare Attack on Titan? Sì, certo, potrebbe farlo. Ma poi, Jujutsu Kaisen dove lo metti? Gli altri anime che fanno dove li metti? Magari sei pure fan di quelli. Ma dovrebbero fermare tutte le serie per fare solo Attack on Titan in tradizionale perché altrimenti piangi? Non ci pare il caso. Quindi con poco tempo si ricorre alla computer grafica. Tornando al discorso di prima dei puristi, questa classe di persone ha sempre da ridire, sempre, su qualcosa, perché un conto è una preferenza, un conto è escludere tutto il resto, perché prima nell'anime se non era fatto a mano con i fogli non era un anime, perché si era passato anche al digitale. Poi dal digitale non dovevi usare le reference perché altrimenti stavi copiando. E vabbè, continuiamo. Dalla reference siamo passati alla computer grafica. Ma se usi la computer grafica non è più un anime. Però poi non vi lamentate di tipo Berserk 2016, siete fan di Ajin, Beastars e vi guardate anche Ruby. Sì, la web series americana. Però poi rompete le palle a Mappa perché usano la CGI. Magari poi siete anche fan di Demon Slayer, che c'è anche lì la CGI. Riguardatevi bene
cosa giudicate, cosa avete visto e cosa dovete attaccare e non. Perché appunto, siete fan di Beastars, siete fan di Demon Slayer, perché rompete le palle per la CGI di Attack on Titan? Perché è fatto da un altro studio o, ci spiace, Wit ha lasciato il progetto, non gli è stato tolto, l'ha lasciato. È un po' diverso. Un'altra cosa da capire è la presenza del committee. Il committee in italiano è il comitato. Il comitato gestisce la serie e in mezzo al comitato c'è il committente, quindi il cliente e quindi Kodansha. E sotto Kodansha c'è ovviamente Hajime Isayama che ha creato l'opera. Se Kodansha, non Isayama direttamente, ti dice io voglio l'anime, in quel tempo, in quella scadenza, devi rilasciarlo, altrimenti non becchi soldi, oppure ne becchi di meno. Questo è il succo principale, ovvio che è molto più vasto e complicato, che poi gli animatori vengono pagati a frame, non a ore, tutto un casino. Però ricordiamo che Wit per fare la season 2 ha avuto 4 anni, mentre per fare la season 3 ne ha avuti 2. Arriviamo alla season 4 e ne avevano quasi 2, 1 e mezzo, poi hanno mollato il progetto. Quindi MAPPA si è trovata in un anno a produrre 16 episodi per la serie più importante del decennio. Non diciamo nemmeno che l'abbiano fatto per soldi, perché ovviamente con un contratto diverso, una nuova gestione, con quella produzione, i soldi sembrano molti meno. Ma nonostante tutto, quelle 40 persone riescono a lavorare, con sotto, ripetiamo, una pandemia globale. Perché in Giappone adesso sta andando un sacco Jujutsu Kaisen? Perché c'è più tempo di produzione, è animato, frutta più soldi, prende più audience, è ovvio che ha più supporto. Attack on Titan è un capolavoro a mani basse, ma per noi occidentali lo è ancora di più. In Giappone viene visto un po' meno, seguono molto di più il fumetto, ma noi occidentali abbiamo innalzato un sacco l'anime. Ciò non significa che non vada, però al contrario del manga, fa molto meno, almeno in terra natia. Demon Slayer, per esempio, va il quadruplo perché vi è quella regola del folklore giapponese e temi di quel posto. Attack on Titan invece è legato molto all'Occidente, soprattutto nella sua fantapolitica, che rispecchia la politica attuale, trattando anche di atteggiamenti discriminatori, denunciando quello razziale, così come tante altre cose. Avete capito, insomma. Ci sarebbe un'infinità di cose da dire al riguardo, ma parliamo dell'episodio 6. Questo comincia con un flashback tra Tiber e Magath, prima dello spettacolo teatrale. Questo discorso avviene già nel capitolo 100, che è stato adattato nell'episodio 5, ma è stato ripreso nell'episodio 6 per dare un flow migliore. Secondo noi, scelta azzeccatissima. Anche perché aggiunge i retroscena mancanti, tra virgolette. Hanno semplicemente fatto uno swap di scene. Nulla di più. Poi, se avete da lamentarvi anche su questa cosa, nonostante sia stata spiegata, andatevi a leggere il cazzo di manga. I due hanno una conversazione molto importante riguardo l'essere a conoscenza di talpe all'interno del popolo marleiano. Sanno che alcuni eldiani sono pronti a attaccare, ma non sanno né nome né faccia. Willy è una semplice esca, non vuole davvero sprecare la sua vita, nonostante il marcio che si tiene dentro, a tutte le menzogne che ha portato la sua famiglia. L'anime ci fa empatizzare molto di più con questo personaggio, facendoci vedere un retroscena con i suoi figli e sua moglie, cosa mancante nel manga, e anche qui molto, molto toccante e azzeccato. Erano anche dei dettagli per delle teorie, ma non è questo. Questo è il video. Torniamo al presente, dove Eren divora Willy. Lui sa che è presente il Warhammer Titan, ma non sa di preciso chi sia. Anche quando colpisce il reale, non lo distrugge, anzi, fa in modo di tenerlo intatto, così da prendere il suo fluido spinale. Ma non succede niente, non era lui. Nell'esplosione dell'edificio, alcuni massi vanno sulla folla, uccidendo svariate persone, fra cui Zofia. In questa carica Eren attacca chiunque, innocenti, bambini, donne, anziani, a lui non importa, vuole distruggere i suoi nemici. E ripetiamo, non lo stiamo scusando, ha ripetuto lo stesso gesto di Reiner. Udo, vedendo Zofia schiacciata da un masso, tenta di salvarla, ma viene calpestato dalla folla in fuga. Gabi è terrorizzata, Zeke non si sa dove sia perché è portato via precedentemente da un soldato, Porco e Pic, gli altri shifter, sono stati trappolati in una fossa, sempre da quell'individuo, e il povero Colt, fratello di Falco, è impanicato da tutta quella situazione, ma comunque è pronto a proteggere i bambini, almeno chi è sopravvissuto. Le animazioni di MAPPA sono oro colato, dove mettono il 2D. Mentre nel 3D, sì, è fatto bene, ma il gigante di Eren stona un pochino, forse a causa della luce. A volte è perfetto, mentre in altre occasioni si nota troppo che è finto. Finalmente abbiamo la possibilità di conoscere l'ultimo shifter dei 9, il Warhammer Titan, e in questo caso si rivela essere la sorella di Willy Tiber.
che stavolta ha un nome, Lara, e dall'inizio del 2018 mancava. Eren nota la sua trasformazione, caricando istantaneamente non facendogliela finire, dicendo chiaramente no. Questo non è Dragon Ball. Agaf spara un primo colpo, dicendo effettivamente di essere in guerra. Poi essere seguito dal Warhammer Titan, che crea una spirale gigante che impala Eren. Mappa riesce a fondere bene la CGI con un ricalco dinamico delle scene in alcune sequenze. Alcuni farà strano dirlo, ma non crea problemi a livello visivo, perché si fonde bene con la scena e la sequenza in sé. All'altra parte del ghetto, i Warriors vengono soccorsi dalla squadra Panzer, mentre Colt e Gabi si dirigono all'ospedale per salvare Udo e cercare Falco. Il Kart Titan però nota una cosa nel cielo, non credendo ai suoi occhi. I demoni di Paradis sono arrivati, con i loro sistemi di manovra 3D e armati fino ai denti. Ritorniamo sul campo di battaglia, dove il Warhammer Titan mostra il suo vero potere, creando un martello gigante di indurimento. Vi è un problemino. Nel trailer promozionale, prima che uscisse la season, vi erano delle scene già animate, compresa appunto questa creazione. Quasi nessuna di queste scene è stata riutilizzata. Non sappiamo perché, ma è un vero peccato. Perché creare scene prima se tanto poi non le riutilizzi? È quella la cosa. Nonostante tutto, è un'ottima scena, sempre per quell'unione di animato e 3D. Eren riesce a liberarsi dal palo, ma viene subito colpito da cannoni antigigante che sparano a tempo di musica. Non c'è cosa più soddisfacente. Infine, gli vengono mozzate braccia e testa dal Warhammer. Ci fa capire come questo gigante sia molto forte nel combattimento ravvicinato, elemento esaltato dai tremori di camera e dai suoni. Quando Lara parla attraverso il suo gigante e chiede a Eren le sue ultime parole, chiamandolo usurpatore, quest'ultimo risponde con "Adesso mica sa che dire". L'entrata in scena dei demoni di Paradis è mozzafiato. Lo spostamento di telecamera ci fa immedesimare nella carica di Mikasa e conficca le lance del fulmine dritte sul collo del gigante. Vediamo per la prima volta in questa serie l'utilizzo di CGI per le persone. Certo, magari ci sono delle sbavature a livello tecnico, ma tutti riescono solo a criticare la CGI. Ringraziate che non è uscita una roba alla Berserk 2016. Per piacere ringraziate. Poi di nuovo le soundtrack, che ve lo diciamo a dire, Sawano sta spaccando in ogni dove, tra OT e Seven Deadly Sins, ma in generale ha sempre spaccato. Marley viene letteralmente messa in ginocchio dagli abitanti di Paradis e pian piano ci vengono fatti rivedere personaggi familiari. Dopo il salvataggio di Mikasa, quest'ultima fa notare a Eren come abbia ucciso innocenti, bambini, e che questa cosa non può essere annullata, scoppiando in lacrime. Eren però è impassibile, non ha più la luce negli occhi, ma non ce la dà tantissimo tempo, dall'inizio di questa serie. All'inizio si pensava fosse un errore, invece stilisticamente è un tocco di classe. Poi, i primi piani sono presi direttamente dai panel del manga, quindi siamo oltre ogni livello di qualità. Pian piano ci viene mostrato anche come sia stratega Eren. Non è il ragazzino incazzato delle prime tre season che abbiamo visto, o meglio, non è mai stato il ragazzino solo incazzato delle season che abbiamo visto. Se volete la vera caratterizzazione, leggetevi il manga. Vedendo il gigante di Lara rigenerarsi, Eren fa un'affermazione abbastanza sconcertante. Non solo vuole mangiarlo, ma è entrato in battaglia senza saperne le abilità. Grazie al suo piano, però, non corre alcun rischio. Nel frattempo, fra le strade di Liberio, vi è il terrore. I soldati vengono uccisi uno dopo l'altro, anche davanti agli occhi di Gabi. La piccola, che riesce a vedere il viso di Sasha, comincia a sviluppare ancora più odio per quelli che lei considera demoni. Una volta impugnato il fucile di una guardia morta, corre all'attacco. Eren, da un tetto, scopre il segreto del Warhammer, per poi tuffarsi e ritrasformarsi in gigante. Quel tuffo è la cosa migliore di questo episodio. Prende quello che sembra un cordone attaccato al cristallo di Lara e lo spezza, per poi procedere a divorarla. Porco, liberatosi, lo attacca alla collottola con il suo gigante mascella, ma abbiamo la grandissima scena del ritorno di Levi. Vediamo il terrore negli occhi del guerriero, il quale non si capacita nel vedere dei semplici umani che lo attaccano nonostante sia un titano. Alla fine lui non sa cosa è successo a Paradis, non sa come combattono, non sa cosa tutto hanno passato. Adesso il loro livello è molto più alto, sono passati anni, hanno strumenti migliori, non sono più delle semplici reclute. Ora seminano il caos. Tutti svolazzano intorno a Porco. L'ultima scena, con il close-up di Levi, ti lascia solo urlare al miracolo. Sarebbe inutile ripeterlo, ma per noi Mappa ha spaccato. Molti pensano che questi episodi siano un fallimento, un insulto, uno spreco, ma secondo noi sono davvero davvero bravi. C'è stato un abuso di CGI. È vero, tutti quelli con il sistema di manovra sono fatti in CGI, ma cazzarola, pure il signor Nessuno, se
blocchi in un frame è fatto bene, almeno nelle CGI. Sfornare un lavoro del genere in 8 mesi è follia. Molti li paragonano a Wit semplicemente perché ora hanno familiarizzato con quello studio, ma loro avevano 2 anni e mezzo circa per serie, una volta persino 4. Quindi è normale avere quella qualità. Come abbiamo detto più volte, non ci siamo mai lamentati delle animazioni di Wit. Ci siamo lamentati dell'adattamento di Wit, di come ha trattato i personaggi e alcune sezioni di storia. Cosa che Mappa invece sta tenendo fedele al 100%. Sì, avrà fatto qualche taglio, ma il succo c'è, i personaggi sono genuini, sono quelli che ha pensato Isayama. E ci sarebbe una lista infinita di cose che ha sbagliato Wit, ma infinita, ne uscirebbe un video di 3 ore. Per Mappa invece, se siete lì a guardare l'episodio, la vostra prima visione, lo guardate frame per frame, siete solo stronzi. Volete cercare letteralmente il pelo nell'uovo. Neanche a dire vi state facendo un torto. Vi state prendendo per il culo da soli. È come quelli che si sono visti Endgame e poi hanno cercato frame per frame l'errore dove Thanos ha il pollice conficcato nella mano. Grazie che trovi questi problemi. Lo fai frame per frame. A velocità normale, se non fosse stato per quell'articolo, non l'avrei neanche visto. Ma poi la percentuale di haters è talmente bassa che è irrilevante. Ma rompono talmente i coglioni da essere tipo il 2% e farsi sentire come il 40%. Sì, ok, la CGI stona un pochino e chi se ne frega, ma poi gli dici ti piace Demon Slayer? Sì, bellissimo, tutto quanto l'animazione, ma sai che c'è la CGI? No, ma davvero? Ah, non l'avevo vista. Chiudete e aprite gli occhi solo quando vi conviene. Questa è la verità. Il pensare con il proprio cervello non esiste più ormai. Guardi cosa fa la community, prendi quello lì che fa un po' di hating, dici, ah sì, quasi quasi mi aggiungo a quella massa, e ti aggiungi appunto alla massa, non pensi più con il tuo cervello. Per questo le community di Attack on Titan, Nanatsu no Taizai, e fate la lista voi perché finiamo domani, sono tutte tossiche, in parte o quasi del tutto. Perché succedono questi? I motivi stupidi, dove tutti sono i maestrini di sto cazzo, tutti quanti sono key animator da quel giorno, tutti quanti sono animatori, tutti quanti prendono l'in-between e dicono che è un frame del cazzo e poi ma neanche l'hai visto, devi fermare il frame 12.470 al minuto 4.03. Ma siamo davvero arrivati a questo punto? Ma seriamente? Ma possiamo giudicare prima cosa vediamo senza alterazioni e poi in caso vedere cosa non va? Possiamo? Oppure grandi produzioni come possono essere quelle di Miyazaki, un Devilman Crybaby, il mainstream Your Name, il film di Demon Slayer, potete nominare qualsiasi cosa, se fermate frame per frame e trovate qualcosa fuori posto, in un in-between magari, dovete cacare il cazzo. Ovviamente non parliamo a tutti, lo diciamo a quelli che lo fanno e poi rompono, magari poi neanche guardano l'episodio intero. Prendono il frame e ti dicono, ah guarda, questo l'ho preso dall'anime X, guarda che schifo. Prima di guardare la pagliuzza negli altri, guardate la trave nel vostro occhio. A noi ci dispiace vedere animatori insultati che lavorano praticamente come schiavi, direttori che vengono insultati perché non mettono una musichetta nel vostro anime preferito, che addirittura vengono minacciati di morte, ci crea solo dispiacere. E ora è ancora peggio perché non solo vieni pagato a frame, devi stare pure 15 ore con la mascherina in ufficio perché c'è una pandemia globale, vieni pagato una miseria e questi si lamentano pure per la musichetta e cose già sottopagate. Poi ovvio può arrivare quello a dirci, ma se vende Deadly Sins lo proteggi, che perché a sto giro stai giudicando? Perché sono casi diversi, è come il mettere a confronto Goku e Saitama. Noi ora stiamo parlando di Mappa, parliamo per Mappa. Quando parleremo per Din, parleremo per Din. Quando parleremo di Toei, parleremo di Toei. Poi ovvio che c'è uno che spicca più degli altri. Sono tantissimi fattori. Vi lasciamo con un'ultima frase di un animatore famoso, in questo caso di Attack on Titan. Per la gente a cui non piace la computer grafica, provate a fare accuratamente 8 immagini di titani per secondo e poi misurate il tempo in cui compaiono in quella scena. Non dico altro. Per chi non avesse capito, prendiamo un minuto. Sono 60 secondi. 8 per 60 fa 480. 480 frame animati. 480 immagini che devono uscire perfette contando tutto lo scenario attorno, tutti i palazzi e se vengono distrutti disegnare anche ogni singola mattonella. Pare impossibile. Quindi cosa si fa? Si prende la computer grafica. A lavoro finito puoi ripassarla con la mano. Ma secondo voi tutti i palazzi che vedete nelle scene animate sono tutti fatti a mano?
e non fatti prima in un ambiente 3D e poi ripassati? Fatevi un esame di coscienza, per piacere, fatevelo. Se dopo tutto questo ancora puntate il dito addosso a Mappa, vi diciamo con il cuore di andare a quel paese. Grazie. Sicuramente in futuro arriveranno altri video riguardo Attack on Titan. Quasi sicuro ad aprile per la fine del manga, perché non aspettiamo altro. Siamo curiosissimi. Potevamo parlare di molte più cose, ma ragazzi, sono 30 minuti di video. Anche voi vi spallate. Vi ringraziamo in primis per la visione. Vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, attivare la campanella se non l'avete fatto e seguirci su Instagram. Basta insultare le persone a bruciapelo quando nemmeno vi informate. Pensate con la vostra di testa, non con quella della massa, non con quella di internet, ma solo con la vostra. E non lo diciamo a te, spettatori in particolare, che senti adesso, ma a quello che ha la coda di paglia. Grazie a tutti quanti per la visione. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Vedata Channel. Ciao.